Salve, oggi sabato 18 aprile 2015 siamo sempre a Livorno presso l'Hotel Rex per seguire i lavori della seconda giornata del 14° congresso nazionale dell'Unione Inquilini. Altri ospiti prestigiosi verranno questa mattina a parlarci dei problemi del diritto alla casa. Seguiremo con attenzione quello che ci diranno per capire dove va il problema della casa, il diritto all'abitare. Con la crisi economica, con gli sfratti che ci sono, con il problema che attanaglia tante famiglie italiane. Buona visione del video. Ovviamente perdi la casa, coalizione sociale che fare? Abbiamo dei video di alcuni esponenti della coalizione sociale, quindi i compagni che si sono iscritti a parlare o intervengono in questo quadro, oppure noi possiamo decidere, la diretta esterna dura 2 ore, un'ora e mezzo, il tempo di mandare video e poi continuiamo il dibattito congressuale. Questa proposta è faccia al congresso, se no rischiamo di mischiare l'intervento che parla e con l'intervento magari sui problemi organizzativi del mio inquilino. Quindi io chiedo al congresso se siamo d'accordo, sono dalle 10 alle 11 e mezzo, mandiamo i video diretto o meno. Facciamo degli interventi, vediamo chi di noi interviene, 2 o 3, e poi dalle 11:30 riprende il dibattito congressuale. Siamo d'accordo? Siamo d'accordo? La prima ora su quella tematica. Sì, anche chi interviene, anche compagni di dalla Sicilia che vogliono intervenire lo facciano in questa veste, però sapendo che parlano all'esterno di noi e non alla nostra pagina congressuale. Chiaro? Contando al fatto che c'è la crisi economica, che il governo sta cancellando le tutele, che c'è Siriza e in Spagna ci sono i movimenti nuovi, eccetera, eccetera. No, questo è l'intero, va bene? Siamo andati in diretta? Sì. Siamo in diretta? Sì, sì. Allora, siamo in diretta, cerco di farvi vedere cosa si vede all'esterno, se mi collego anch'io. Lascio la prova a Dante e poi con Isabella. Isabella è lì, quindi mandare uno dei video dei nostri interventi stessi. Scusate, è stata intanto una comunicazione che è di interventi servizi, volevo sì, stiamo stampando quello che abbiamo deciso ieri nella cosa totale, che c'erano tutti i delegati, i tavoli di lavoro, i termini. Ti ricordo soltanto una cosa, una grande preghiera, di iscriversi al dibattito generale, io direi entro le 12, per iscriversi al dibattito generale, in modo tale che abbiamo un po' il quadro degli interventi che ci sono. Ricordo pure, entro le 15 la presentazione di emendamenti allo statuto, entro le 15. Gli emendamenti allo statuto vanno presentati o alla presidenza, che poi li darà ai compagni, ai coordinatori della commissione, a Belli e Lanciano, o direttamente a Belli e Lanciano. Entro le 19 ordini del giorno politici. Entro le 19 ordini del giorno politici. Scusate ancora, però tra gli interventi di ieri sugli esterni, tra quest'altra cosa importantissima, praticamente rischiamo di non avere nessun dibattito in plenaria. Questa è una questione, inutile non dirlo, dunque bisogna stringere il resto e dare molto spazio al nostro congresso. Non è un congresso, questa è una performance. Però puoi tanto intervenire. Lo so, però abbiamo avuto delle compressioni, anche ieri sera. Non so se rappresenta alcuni. Voce! Non si sente niente. Sì, rappresenti le istanze dell'assemblea. Siamo con Antonella Inverno, responsabile dell'ufficio legale Save the Children. Antonella, quali sono le condizioni di povertà attuale dei minori coinvolti negli sfratti in Italia? Beh, diciamo che le condizioni sono molto gravi e sono peggiorate nel corso degli ultimi anni, nel senso che diciamo arrivati a un punto per cui sono milioni di bambini che rischiano di cadere in povertà, e tra questi molti
abituati ad affrontare situazioni di stato per velocità, sono tutte le conseguenze. Le conseguenze, per esempio nel nostro caso, noi studiamo come un fatto reale diverse situazioni e il 31% dei casi che si sono rivolti a noi nell'anno passato riguardavano appunto problematiche legate all'alloggio, legate per esempio al pagamento delle utenze o appunto agli sfratti, all'alloggio per vari casi. E nel 2013 gli sfratti per comunità, anche per le macchine, sono stati aumentati dell'8% rispetto all'anno precedente, sono arrivati ad essere 65.000 e hanno coinvolto di più anche quindi le situazioni appunto con minori. Certo, certo, diciamo che la questione degli sfratti segue in larga parte la tendenza della povertà. Nel nostro paese i bambini tendono a subire di più gli effetti della povertà e ad essere in grado percentuale più a rischio di povertà. Che cosa succede quando un bambino porta uno sfratto? A volte dalla parte delle istituzioni o di chi esegue lo sfratto non c'è questa attenzione particolare a tutti i processi che vanno bloccati, a partire dal processo educativo, perché un bambino che si ritrova da 18 anni senza una casa avrà molta più difficoltà sul percorso scolastico, senza considerare poi tutto quello che fa delle relazioni anziane e familiari che vanno interrotte completamente in questi casi. Quindi quello che non è lontanato. Ma insomma ci potrebbe essere il caso per cui, siccome gli standard internazionali prevedono che lo Stato debba garantire in questi casi un approccio alternativo, e purtroppo in Italia questo non succede quasi mai, il rischio è quello che per garantire un approccio alternativo questa cosa va garantito con la parte del mondo familiare e non articolo familiare, quindi da un anno nel 2014 era stata inclusa nella legge di stabilità un fondo per aiutare appunto i minori in stato di povertà. Attualmente e intanto come si è svolto e come sono stati spesi questi fondi, se sono bastati o se sono avanzati, e nell'anno a seguire come nella legge di stabilità attuale cosa sono inserito? Allora, sì, il governo diciamo che ha presupposto una struttura di contrasto alla povertà assoluta, che è l'inclusione assoluta di quella fascia di popolazione con redditi più bassi, prevede sia un sostegno economico alla famiglia, ma associato a un percorso di inclusione sociale con il sostegno di servizi preposti. E devo dire che la sperimentazione che si è svolta l'anno scorso in 12 città italiane per alcuni versi ha dato buoni risultati, per altri versi è stata diciamo quantomeno controversa, perché i criteri che sono stati assegnati per accedere alla possibilità di avere questa carta sono stati a volte contrastanti tra di loro, quindi molte persone non hanno potuto accedere, sono stati rilevati anche dei ritardi dovuti al mancato collegamento tra diverse banche dati istituzionali, e proprio per questo motivo sono avanzati dei fondi che dovrebbero essere reinvestiti nell'ampliamento della documentazione sul territorio nazionale. Purtroppo nell'ultima legge di stabilità non è stato deciso nulla rispetto a questo, ma sappiamo che il governo sta lavorando rispetto anche non solo all'inclusione attiva, ma che è quello che fa il piano nazionale di contrasto alla povertà, perché non va e invece soprattutto attiene non solo, e questo insomma noi lo vediamo
sia assoluta quella che sia, ma anche a una mancanza di opportunità di risorse che potrebbero in qualche modo formare un gap che in Italia vede una scala sociale un quartiere del privato. Sono pochissime le possibilità di emancipazione da questa standard di vita. Anche invece per quanto riguarda la difesa dei minori, l'Italia non rispetta il trattato internazionale? Se parliamo di tratti, vuol dire che no, nella maggior parte dei casi purtroppo non è rispettato il Stato internazionale, perché vede che lo Stato deve assicurare un alloggio dignitoso e sicuro ai minori, e quindi quando questi vengono rispettati deve ricordare una valida presenza, cosa che purtroppo Children come contrasta e come vuole ancora contrastare il problema della povertà minorile? In modo fisico, nel senso che da parte nostra ci occupiamo fare le questioni più legali, abbiamo chiaramente quello che anche nelle Nazioni Unite hanno sottolineato, cioè che l'accesso ai diritti e alla giustizia è un anello fondamentale per contrastare la caduta del livello della povertà. E come i programmi, ovviamente l'accesso ai diritti non può essere una misura che da sola risolve il problema. Quello che stiamo cercando di fare è riportare quelle opportunità che mancano di dove mancano. Con l'intervento di adesso la parola a Renato Rizzo. Vorrei solo ricordare alle compagne e ai compagni che vabbè, cioè il video, sempre la cosa video può sempre sembrare un po' più noioso, no, rispetto, ma noi abbiamo una relazione, diciamo, siamo partnership, diciamo così, di Save the Children sul tema del case e minori, disagio abitativo e minori. Save the Children è una delle più grandi associazioni del volontariato esistente in Italia, cioè voglio dire, e il servizio legale, lei la rappresentante legale del servizio legale di Save the Children, manda all'Unione Inquilini tutti i casi, diciamo, di questioni che riguardano appunto i minori e il diritto alla casa, e quindi si tratta di una relazione dal punto di vista, diciamo, politico, sociale, di, mi permetto di dire, di grandissima rilevanza. Adesso c'è la parola Renato, anche rispetto alla discussione prima, vorrei che fosse chiaro a tutte le delegate e i delegati, tutte le delegate e i delegati che intendono parlare in dibattito generale avranno la parola in dibattito generale. I lavori saranno organizzati in modo tale da prendere questa come la priorità fondamentale del congresso, quindi come doveroso e come giusto, usando sintonia da parte mia come presidenza di, come dire, quando fai le cose un po' nuove ogni volta c'hai qualche sì, mi fa piacere aprire questo intervento raccontando un po' quella che è l'esperienza della sede dell'Unione Inquilini di Prima Valle, perché noi crediamo che anche su come si gestiscono le sedi, le proposte che si fanno, le iniziative di lotta che vengono dai territori per il diritto alla casa e i beni comuni più in generale, si possa fare un ragionamento di contenuti e di sostanza su quello che andremo a fare nel futuro. Quest'anno ci siamo trovati verso settembre con la notizia della vendita all'asta delle casse popolari in cui potevano entrare i privati. Abbiamo fatto subito due assemblee popolari che subito abbiamo fatto un manifesto a livello romano molto importante, che è uscito pure su Facebook e è stato rilanciato in tutta Italia. Abbiamo fatto due assemblee con 100-200 persone che hanno capito che c'era un attacco frontale al diritto all'abitare e alla casa anche per gli assegnatari. Gli abusivi, gli occupanti l'hanno capito pure loro. Abbiamo allargato il fronte anche a settori di movimento e alle istituzioni politiche del territorio e
e diciamo abbiamo lanciato la parola d'ordine no all'asta pubblica, e per la prima volta, cosa che non avveniva da 20 anni, nel quartiere di Primavalle, non so se l'avete visto sul sito o nelle foto, abbiamo fatto un corteo di 400 persone che ha rindondato i politici, le istituzioni, e è stato molto duro. Ha fatto un corteo di parecchi chilometri che ha collegato il quartiere di Primavalle al corteo di Torre Vecchia, e la gente ci applaudiva, la gente si affacciava alle finestre, la gente è scesa e è venuto il TG2, la Piazza della Sette a Primavalle, sono venuti molti giornalisti, e abbiamo fatto politica in questa maniera. E secondo me, parallelamente a una mobilitazione che poi è stata anche nazionale in tutti i territori, a Lupi qualcosa gli è iniziato ad arrivare, perché si tratta comunque di centinaia di migliaia di persone che votano, e comunque è un pezzo di inquilinato che ha fatto vedere che si mobilitava in massa. Poi a questo corteo, diciamo, sono susseguite assemblee, iniziative anche diffuse in molti quartieri della città. Abbiamo fatto una manifestazione alla Regione Lazio, dove l'assessore si è dichiarato contro il governo Lupi. Abbiamo tessuto la rete, e per cui in tutta Italia altri assessori alla casa, ricordiamo quello di Milano, di Roma, di Napoli, si sono dichiarati contro a questo decreto infame, e abbiamo vinto. Non è un fatto tranquillo che un ministro di un governo come quello di Renzi, autoritario, decisionista, che passa da carro armato su tutto, fa un passo indietro. Lupi, lo speculatore edilizio lombardo, con l'appoggio di Comunione e Liberazione, di tutta la peggio speculazione italiana, che aveva pensato, studiato strategicamente come rubare fette di patrimonio pubblico per abbattere, ricostruire e cacciare via inquilini, è stato battuto. Noi abbiamo vinto il nocciolo di un attacco al diritto all'abitare, e questo lì a Primavalle, nel nostro quartiere, ce l'hanno riconosciuto. Noi abbiamo 700 deleghe, infatti abbiamo portato molti delegati, la nostra sede è sempre aperta mattina e sera, facciamo l'ufficio legale, il CAF, abbiamo occupato un'altra sede dove facciamo la scuola popolare. Se la sinistra, e calda, ci voleva proprio. Grazie. Abbiamo aperto una scuola popolare dove si fa la scuola per i bambini e le bambine, dove si fa la musica popolare. Abbiamo iniziato ad aprire battaglie per il verde pubblico su parchi che sono abitati e sul contratto di quartiere. E diciamo che siamo un'interlocuzione forte anche con quella sinistra di Alternativa, perché nella nostra sede sono stati organizzati convegni sulla scuola pubblica, adesso che c'è la riforma Renzi, sono state organizzate iniziative sul lavoro, sul job act, e per cui si fa politica anche a tutto campo per certi versi. Allora, questo è un esempio per come noi abbiamo fatto questo pezzettino in questo quartiere e sulla città di Roma. Ci manca naturalmente ancora più organizzazione, più forza, noi ce la mettiamo tutta. Quando abbiamo fatto quando il decreto è stato battuto, abbiamo fatto un altro manifesto dove abbiamo spiegato ai cittadini che abbiamo vinto. Anche l'uso dei mass media, della propaganda, è molto importante, dovrebbe essere studiata e pensata meglio. Un grosso sfondamento sui giornali, c'è una grossa attenzione, grazie a alcuni compagni che ci lavorano bene sulla questione dell'immagine e del rapporto con la stampa, abbiamo avuto un grosso sfondamento a Roma, stiamo attenti a fare i comunicati stampa in maniera oculata, anche se io premo per farli molti, e continuiamo
e continuiamo questa lotta, perché comunque la questione del decreto ex Lupi rimane aperta per quanto riguarda la volontà di vendere il patrimonio. Ci stanno degli aspetti che sono ancora aperti, che dovremmo saper continuare nella battaglia regione per regione in maniera coordinata e unitaria, casomai con una stessa giornata di mobilitazione nazionale. Però è importante che la battaglia insieme agli inquilini e agli abusivi, su cui dobbiamo aprire una riflessione, perché sono parecchie decine e decine di migliaia di persone, insieme anche al fatto che ci stanno migliaia di appartamenti, 40.000 che sono abbandonati, e per cui anche lì si apre un discorso di autorecupero, autocostruzione, autogestione, che possiamo portare come nostro bagaglio ideale, sperimentale, alle regioni e al ministro nuovo che è arrivato. Ecco, questo è il comizio che abbiamo fatto al Torre Vecchia, che viene definito il Bronx. Siamo entrati lì dentro, ecco Fabrizio, ci stanno compagni anche delle occupazioni di casa, e diciamo che questa iniziativa che siamo riusciti a organizzare quel giorno l'hanno sentita in tutta la città. Abbiamo costruito alleanze con alcuni, poi abbiamo rotto, perché naturalmente abbiamo dei problemi che qualcuno è un po' geloso, diciamo così, e per cui ha preso la rincorsa 2 mesi dopo e ha cercato di non di allearsi, ma di fare una cosa, diciamo, parallela. Però quando io 7 giorni fa sono andato a bloccare uno sgombro di una palazzina, perché mi hanno chiamato inquilini, ci riconoscevano per l'Unione Inquilini che aveva fatto il corteo e aveva bloccato la vendita delle case, e 3 giorni dopo ho costruito il comitato dell'Unione Inquilini di Torre Vecchia con tutte queste famiglie. Questo lo dico come cosa piacevole e un invito a lottare tutti insieme nel futuro. Grazie. Bravo. Fallite, grandi comuni italiani e la crisi del welfare urbano per Donzelli Editore. Perché sono fallite le nostre città, dove appunto non ci sono più soldi ma vengono investiti comunque per le grandi opere? Sì, quello che sta avvenendo in questi giorni, dove scopriamo che una singola persona ha dato appalti per 25 miliardi di opere, cioè lui che decide chi diventa ricco e chi non diventa ricco. Dopodiché scopriamo sullo stesso piatto della bilancia che l'1% delle case costruite in Italia è un alloggio, che c'è ancora di più di stare a carne controllare. Questo è l'unico paese dell'Europa occidentale a fare queste politiche, cioè in Europa occidentale anche loro sono sotto l'economia neoliberista, però loro continuano a costruire case popolari, perché sanno che una parte della popolazione non ce la fa a seguire il mercato. Quindi questo atteggiamento di critica rispetto al mercato immobiliare c'è, da noi è stato cancellato, quindi noi continuiamo a avere sfrattati e gente che vive in baracca e tutta una serie di sbandati che non riescono a trovare. La realtà di movimenti, di associazioni, di proprio comitati territoriali che in qualche modo in questi anni hanno cercato sempre di fare le loro battaglie, no? Però come tu racconti appunto sono realtà che sono prive di potere, non hanno nessuna rappresentanza istituzionale. E quale risposta si può dare e come si può ricostruire un terreno in cui realmente poi queste battaglie possono cominciare ad avere delle vincite che abbiano un peso? Io credo che il ruolo dei comitati in questi anni, soprattutto i comitati del diritto di ragazzi, sono stati fondamentali, nel senso che sono state difese e occupazioni, è stata data la prospettiva
stiamo occupando, dunque ha preso campo, così come appena negli anni 70, quando i partiti della sinistra si facevano carico di loro. Adesso non ci sono più partiti della sinistra che si fanno carico dei nostri bisogni sociali, ma c'è stato chi comunque se ne ha fatto carico. L'efficacia di questa presa in carico è abbastanza modesta, vi posso dire, nel senso che la preoccupazione continua a essere in atto, però sono vittime sicuramente con il corso di comprare l'agenzia, non ce l'ho con una grande stampa, non se ne sono capolita. E allora dobbiamo ricostruire questo unico che ci dava la garanzia che noi volevamo avere appunto uno sbocco ad alcune lotte. Se le lotte che fanno parte di cuore della società non hanno mai nessun esito, non c'è nessuno che riesce a strappare leggi, che riesce a strappare finanziamenti, che riesce a strappare appunto luoghi percorrenti dalla politica, che noi poi siamo un contraccolpo grave, nel senso che con la sfiducia da parte di questi gruppi che hanno creduto, appunto chi mi dipendeva all'inizio, che poi non trova, no, gli sbocchi opportuni, credo che si ritorcerebbe contro questo momento. C'è una parte di lotti battaglie che sono state in qualche modo uno spazio che è stato occupato negli anni dai sindacati, adesso mi viene in mente l'Unione Inquilini, tra i punti principali del loro, di quanto si parlerà appunto al congresso c'è proprio la possibilità di unificare delle battaglie comuni insieme a movimenti, insieme ad associazioni e quindi percorrere delle strade laddove appunto le battaglie sono simili per raggiungere risultati. Vi può sembrare questo un modo per ricostruire tutto quello che sta mancando? Condivido molto questa strada, sono felice che Don Carolini abbia dato questa prospettiva, credo che sia l'unica, perché Don Carolini ha avuto una storia importante in questo paese, continua a avere un suo ruolo importante, deve però chiedersi in pandemia verso il prossimo congresso qual è il salto successivo, perché credo che tutti abbiamo bisogno di ragionare sul salto successivo. Allora credo che faccio l'esempio mio, cioè, quindi adesso non conoscendo qual è l'agenda del quindi, ma dal mio punto di vista, se non passassi con il problema della lotta per il singolo donno, non parlando la lotta, ma ampliando il diritto alla città, credo che faremmo un salto culturale grandioso, con la Inquilini, dal suo punto di vista, fa esatto che riguarda la lotta per il diritto alla casa, nel più ampio quadro di coerenze che secondo me fa il mestiere giusto che si va a disegnare. Vuole lanciare un messaggio al sindacato? Il messaggio è che appunto c'è bisogno dell'iniziativa settoriale del sindacato, che è la parte della società, l'intelligenza che ha avuto sempre con il Inquilini, che mi conosco da molti anni, formato molto, ha sempre detto che era niente più, cioè così era più importante che ha fatto capire qual era la dinamica della società. Dunque c'era una maggiore da parte di Inquilini rispetto alla sindacale che forse stava più dentro, no, a quadro istituzionale legislativo. Quindi ha sempre cercato di forzare la mano. Dobbiamo tornare a queste posizioni culturali perché ce n'è bisogno di questo mondo. Generati dalla crisi. Diciamo nel comitato ci accorgiamo subito che il problema principale è quello appunto del lavoro, quindi la mancanza del lavoro, la precarietà del lavoro sono i principali problemi denunciati.
ottenere l'abitazione. Quindi l'affitto in primis, poi le utenze, insomma sono tanti casi anche di gente senza casa. Quindi perdi il lavoro, perdi la casa, è la sintesi in cui riconosciamo anche noi e in cui insomma su cui si riconosce anche il sindacato nazionale, e quindi ci rivolgiamo alla sede dell'Unione Inquilini di Firenze per chiedergli il supporto per aprire uno sportello, una sede locale. Quindi insomma anche a Pistoia, diciamo, la situazione degli sfratti, della sofferenza del comparto ERP è in linea con le tendenze nazionali, quindi insomma abbastanza grave, pur essendo ovviamente Pistoia più piccola, quindi comparativamente le cose sono, i numeri sono minori, però la sofferenza è la stessa. Quindi ci rivolgiamo alle istituzioni in tutte le forme, insomma, per chiedergli aiuto e supporto per fare fronte alle richieste che ci vengono, però insomma le risposte che troviamo sono quasi sempre porte chiuse. Le soluzioni, diciamo, sono sempre precarie, sono sempre assolutamente insufficienti a contenere il fenomeno della sofferenza abitativa. Gli amministratori sono sempre a conoscenza del fenomeno, cioè i casi sono conosciuti, non è che vengono fuori dal niente. Però diciamo non vedono qual è il fatto vero e proprio, non vedono che la cosa sta acuendo, non vedono che si sta diffondendo e quindi non hanno la volontà né i mezzi per reagire, per contrastare. Per quel che riguarda, diciamo, faccio una breve sintesi, insomma, per quel che riguarda il rapporto con gli altri sindacati, in particolare il Consunia, a Pistoia è abbastanza tiepido, insomma, cioè nel senso tiepido per usare una parola buona, insomma, perché da noi vengono tutte quelle persone che sono state in qualche modo rimbalzate dalle istituzioni, rimbalzate da sindacati confederali, che comunque avrebbero anche strumenti di noi, cioè più organizzazione, insomma, quindi si rivolgono a noi come ultima chance, ecco, quindi questo è una cosa da sottolineare. Questo, diciamo, è il rapporto sia con le istituzioni locali che con i sindacati. Le uniche eccezioni che troviamo positive, insomma, che ci sostengono, sono quelle da parte del Movimento 5 Stelle che fa con noi una mozione comunale, insomma, da presentare al Comune, e continua tuttora a portare le questioni abitative al dibattito comunale, e del Partito dei Calcio che ci dà la sedia per aprire l'altro sportello, per aprire, insomma, la sedia. Quindi insomma, se dobbiamo fare un bilancio da questi due anni, abbiamo imparato che il sostegno del sindacato è fondamentale per, diciamo, fare fronte per tutte quelle persone che non riescono a organizzarsi e a fare fronte, insomma, insomma, fare resistenza agli effetti della crisi. Allora, per prepararci al congresso abbiamo fatto delle riunioni pre-congressuali, abbiamo studiato i documenti politici, principalmente ci interessiamo di quelli, essendo, e abbiamo partecipato, noi riteniamo, insomma, che siamo d'accordo sia con le proposte, le riteniamo necessarie, non se ne può fare a meno, e sia con gli strumenti, in qualche modo l'aumento della conflittualità e la costruzione di queste alleanze sono fondamentali. Non dobbiamo però aspettarci che quelli, insomma, che le persone del governo che fino a ora hanno fatto le leggi che sono state contrarie ai diritti degli inquilini d'improvviso cambino idea. Quindi, insomma, basta pensare alla legge 80 a livello nazionale, o quella, la riforma della legge 96 a livello locale. Insomma, da un certo punto in poi bisogna costruire, insomma, anche in vista delle alleanze, delle elezioni, bisogna secondo noi, forse nei confronti dei candidati e di chi si presenta a prepararsi alle elezioni, sfidandoli ad accettare, a fare qualcosa subito, a fare quello che promettono, che promettono
smetteranno di fare in futuro, a farlo subito, per dimostrarci insomma che sono veramente dalla parte insomma, del diritto all'abitare. E questo lo diciamo in particolare appunto riferendoci alla situazione locale della Toscana, insomma del PD, in cui la giunta regionale che è insomma, sappiamo tutti, no? Quella da cui è uscita fuori Renzi, cioè, ha approfittato in qualche modo, no? Di questa carenza che si è andata creando negli anni, di una mancanza di struttura insomma, che potesse fare fronte a garantire il diritto all'abitazione a livello nazionale, ne ha approfittato anche a livello locale per aprire spazi insomma, per gli speculatori privati. Quindi insomma, pensiamo che anche fra le leve indicate è stato indicato per costruire questa mobilitazione che bisognerà pur mettere in campo, perché se no le nostre proposte non si possono raggiungere senza una mobilitazione popolare. Quindi la mobilitazione deve essere supportata anche da queste forze a cui noi chiediamo di allearci, devono dimostrarlo, insomma questo è il punto. L'ultima cosa, pensiamo appunto che per fare questo si debba ricordare la storia, insomma ricordare fortemente insomma, che le case popolari e il diritto all'abitazione sono cose che vengono dalle conquiste delle masse popolari, non sono un regalo della borghesia, e quindi per legarsi agli assegnatari, che sono quelli che dovranno per forza sostenerci, sì, ho finito, finisco subito. Per legarsi agli assegnatari sia questo uno strumento fondamentale, ricordarli a loro insomma delle battaglie passate. L'ultima cosa che ci teniamo a sottolineare è quella della critica fortissima insomma, che viene alla privatizzazione dei comparti ERP, è centrale non solo per una questione di economica, ma anche proprio per i problemi che poi gli assegnatari vivono, perché li allontana in qualche modo da un'istituzione che si allontana dagli assegnatari e che rende tutto molto più complicato. Grazie. Anche nella gestione ordinaria. Grazie. Dunque vi dico un po' dei nomi, così sapete chi deve intervenire nel frattempo. Dopo Giulia c'è l'intervento video, poi c'è Mimolo Presto, poi c'è l'intervento video, poi c'è Michelangelo Di Beo, dopodiché c'è Fabrizio, Gianni Belli, Massimo Pasquini e poi via altri. Allora sono Domenico Lopresta, sono il segretario provinciale dell'Unione Inquilini di Napoli. Questo intervento brevissimo, voglio raccontare un'altra storia dell'Unione Inquilini che sul suo cammino ha dovuto affrontare e vivere. L'Unione Inquilini di Napoli è nata più di 10 anni fa sull'onda di una critica durissima alla privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà del Comune di Napoli, patrimonio pubblico che venne affidato ad uno degli immobiliaristi più potenti e più forte d'Italia, Romeo Gestione S.p.A. Romeo sulla sua strada ha incontrato l'Unione Inquilini e il radicamento che l'Unione Inquilini ha in tutti i quartieri popolari di Napoli, perché quando parliamo di Napoli parliamo di edilizia residenziale pubblica, non vi spaventate sulle cifre, parliamo di un patrimonio pubblico sia in gestione istituto autonomo case popolari che in gestione diretta del Comune di Napoli o affidato alle società private come Romeo, attualmente ad una partecipata del Comune che si chiama
Napoli Servizio di un patrimonio di oltre 60.000 case. Se in ogni casa vive una famiglia di un nucleo familiare di 5 persone, parliamo di una città nella città che vive nelle case popolari. L'affare era grande, e Romeo Gestione SPA, i suoi affari li curava bene, cresceva a livello nazionale, partì da Napoli, è arrivato a gestire patrimoni del comune di Roma, di Venezia, qualcosa di Milano. Ma trovate Romeo Gestione non solo nei patrimoni pubblici, ma anche in altri rami, in altri settori. Romeo gestisce la distribuzione dei pasti all'interno dei carceri, Romeo gestisce il servizio di pulizia all'interno di grandi complessi ospedalieri. Romeo è quello che vinceva gli appalti per la gestione del patrimonio nel comune di Napoli, facendo ribassi del 40% rispetto al primo appalto vinto. Cioè, non si capisce perché il comune di Napoli, che aveva pagato cifre consistenti per affidare il proprio patrimonio a Romeo, dopo 10 anni che scaduto il contratto, Romeo vincesse di nuovo l'appalto con un contratto del 40% in meno. Romeo, che diceva che faceva un lavoro enorme per rendere vivibili i rioni popolari e le case di edilizia residenziale pubblica, nel comune di Napoli spendeva milioni di euro per le manutenzioni degli alloggi popolari. Se venite a Napoli e parlate con gli inquilini, vi diranno che dopo l'intervento manutentivo delle ditte in subappalto di Romeo, tutte legate alla camorra, nelle case dove non c'erano infiltrazioni d'acqua, incominciavano ad esserci infiltrazioni d'acqua, cioè facevano l'intervento al contrario. Romeo si è trovato di fronte, l'Unione Inquilini si è trovato di fronte tanti compagni e compagne dei centri sociali che gli hanno fatto guerra dal primo giorno. Romeo vinse l'appalto non avendo un centesimo, iniziò il suo servizio con un prestito fatto dal comune di Napoli, e chi lavorava alla direzione patrimonio del comune di Napoli sa che gli uomini di Romeo vennero presso la nostra direzione a prendere i flop disk, a prendere i dischetti per l'identificazione degli immobili. Quando è andato via dopo 20 anni non ha restituito software al comune di Napoli e si è ripartiti da zero, ha rubato per 300 volte nelle casse del comune. Voi sapete che Romeo ha fatto il passo più grande, perché non gli bastava gestire solo il patrimonio ed altri servizi, ma voleva mettere le mani sulla città. Si erano inventati letteralmente una serie di servizi integrati che prevedeva la manutenzione delle strade ed altri servizi. Da lì c'è stato qualche assessore che si è suicidato, decine di altri amministratori pubblici che sono andati sotto inchiesta, e l'Unione Inquilini era lì a combattere contro Romeo. E nel nostro cammino non abbiamo incontrato solo Romeo, le centinaia di manifestazioni fatte anche nel cortile di casa di Romeo, perché Romeo in modo inappropriato si è preso una delle parti più belle della città di Napoli, si è costruita la sua mega villa in uno dei posti più stupendi del mondo, non di Napoli, e se l'è fatto abusivamente. Noi come Unione Inquilini siamo andati lì. C'ho un minuto, va bene, volevo anche parlare di altre cose. È in uno dei posti più belli del mondo e si è trovato le manifestazioni. Volevo dire questa cosa di Romeo, non per memoria o per ricordo. L'altra sera stavo dall'assessore al patrimonio del comune di Napoli, compagno Fucito, c'era un'intera pagina del Mattino di Napoli, sia sulle pagine nazionali e sia nelle cronache, titoli a 9 colonne, di un attacco durissimo del Mattino, quindi di Caltagirone, quindi di Romeo,
sulla gestione del patrimonio, perché gli scenari che si stanno preparando di nuovo è il ritorno di Romeo alla gestione di questo patrimonio immenso. L'Unione Inquilini su questa strada poi ha incontrato l'Unione Inquilini di Napoli, ha incontrato anche, perché noi abbiamo la sfortuna di vivere nei quartieri più popolari di Napoli, io vivo a Secondigliano, siamo a 300 metri da Scampia, sapete tutti, no? Che lì è scoppiata una delle guerre di camorra più dure, altro che Beirut. Noi abbiamo avuto in 10 anni 300 morti ammazzati per fatti di camorra, abbiamo avuto oltre 5.000-6.000 arresti di giovani di 18-20 anni, abbiamo avuto pentimenti, famiglie distrutte, abbiamo avuto ed abbiamo uno dei mercati più floridi dello spaccio di cocaina e di eroina. Secondo me non girano tante Ferrari, no, per capirci, c'è anche tanta miseria, tanta disperazione, tanta esclusione sociale, c'è tanta resistenza da parte della gente. Ecco, l'Unione Inquilini ha incontrato anche, ma non poteva essere così, perché le nostre sedi sono lì, sono aperte, fanno resistenza, fanno assistenza, fanno consulenza, fanno iniziative, fanno battaglie, fanno lotte, e questo naturalmente infastidiva. Uno dei clan più potenti era infastidito di quella luce che non si spegneva mai, perché i traffici devono essere fatti al buio. Quella luce non l'hanno spenta, hanno tentato, sono venuti in sede, hanno distrutto la sede, hanno sfasciato la sede, ci hanno mandato in ospedale, insomma, no? Hanno fatto tutto quello che loro normalmente fanno, minacciano, intimidiscono, ti proibiscono di fare le cose, ti vogliono cacciare via con la forza perché rompi i loro... Però voglio dire, l'Unione Inquilini ha resistito, si è rafforzato, ha fatto le sue iniziative, è penetrato. Cioè la resistenza più forte veniva dalla gente, cioè non dai carabinieri o dalla polizia. La gente, il segretario nazionale è venuto alle nostre manifestazioni, cioè nel cuore della lotta del potere camorristico a Napoli, l'Unione Inquilini ha organizzato manifestazioni anticamorra con migliaia di persone sotto casa loro, sotto casa loro. Cioè, quindi noi in questo quartiere siamo nati. Grazie. Poi sulle commozioni, perché ci sono anche delle cose certamente, no? Dai. Sei grande, dai. Ci dovrebbe essere un video ora e poi mi Paolo, pronto? Mi dispiace solo. Grazie, dove sei? Non più vicino. No, dopo del video c'è te. Sicuramente c'è una antimafia forte e motivata e sicuramente più consapevole di quella che c'era tanti anni fa. È un'antimafia che non scopriamo che non ha soprattutto lavorato nel 92, perché sapete che negli anni in cui si sono tanti elettronici, alcuni anche nei risultati importanti. Quindi è un'antimafia che da più di 20 anni raccoglie in tutta Italia, fa delle esperienze libere a centinaia di associazioni, migliaia di singoli cittadini, tante scuole, tante realtà universitarie. Quindi sicuramente c'è un'antimafia che si è in questo modo, che come dicevi giustamente tu è un po' variegata
perché in alcune regioni, pensiamo alle regioni del sud, c'è sicuramente una cultura più diffusa e una conoscenza del fenomeno mafioso più pronta, più dettagliata. In alcune zone del nord, in questi ultimi mesi, abbiamo fatto fatica a dire, ad affermare il concetto barbe, che le mafie ci sono, e sono lì dove ci sono i soldi, ci sono i grandi capitali, quindi le mafie sono nel nord Italia, nel centro Italia, non sono delle situazioni, ci sono delle presenze permanenti in matrice che hanno invaso questi territori e di cui so che i flussi stanno vedendo ora le tragiche conseguenze. Quindi infatti i fatti di mafia capitale ne sono un esempio, no? I fatti di mafia capitale, i fatti anche della Emilia, appunto della Romagna, della Lombardia, ricordiamo anche il Piemonte, la Liguria, pensiamo a quanti sequestri sono stati fatti, a quanti piani sono stati, a quanti arresti. Mafia capitale è l'emblema un po' di una appunto compenetrazione molto forte tra imprenditoria, diciamo, pregiudicata e prezzi di criminalità, che non sono stati estrapolati nell'epoca meno folle della politica, non c'è stata una politica all'altezza della situazione, diciamo quella consapevolezza che poteva in qualche maniera frenare questa invasione. Ha riguardato molte zone, soprattutto del centro del nord Italia. Ma sono in crescita o restano in una dimensione paritaria? Le mafie sono in crescita, le mafie si spostano. Le mafie oltre che si spostano c'è il valore di nuovo, sono mafie che lavorano con il riciclaggio, hanno agganci con imprenditori, con avvocati, con notari, c'è una mafia molto più complessa. Che arriva dal territorio. Che investe molto, che quindi inquina questa economia, una mafia che a volte ha difficoltà di identificare, come hanno avuto difficoltà tutti i cittadini del territorio di Roma, che non si sono mai in fondo, non si sono mai accorti fino in fondo, per esempio la maggior parte delle case del centro storico sono in mano a criminalità mafiosa. I beni confiscati alle mafie come vengono distribuiti a livello tra associazioni o piuttosto anche famiglie che vivono in disagio abitativo? Guarda, i beni confiscati, grazie alla legge popolare di Libera 109 del 1996, con un milione di figli, permette di utilizzare a fini sociali i beni confiscati alle mafie. Che significa? Significa che questi beni, una volta finito l'iter di sequestro, vengono destinati ai comuni di appartenenza, quindi il comune è alla fine il proprietario del bene confiscato. Il comune che chiede quando pubblico, perché questo è molto chiaro con i comuni, chiede quando pubblico assegna questi beni alle cooperative, alle associazioni, alle forze dell'ordine e lì, come si rende necessario, anche questi beni vengono utilizzati per l'emergenza abitativa. Ci sono già esperienze all'avanguardia. Sono numerose. Guarda, ad esempio Palermo, sì, possiamo già dire che ci saranno almeno 400-500 beni che sono stati destinati ad alloggi abitativi. C'è una proposta che abbiamo dal Ministero delle Infrastrutture proprio di censire tutti gli appartamenti che sono stati confiscati e destinati all'emergenza abitativa, per questo qui abbiamo visto il decreto. I beni attualmente che sono stati assegnati, confiscati fino ad oggi sono circa 12.000, ma dati alla mano noi sappiamo che in 2-3 anni questi beni arriveranno a numeri molto più considerevoli, di quasi 50.000 beni. E quindi è chiaro che anche dal punto di vista della disponibilità dell'edilizia popolare dobbiamo parlare delle carte in tavola e fare in modo che finalmente si torni tutto il malcolto a tutte le persone che fanno più fatica. Dal 17 al 19 aprile a Livorno si terrà il congresso nazionale dell'Unione Inquilini, il sindacato dell'Abitale, con cui voi mi stavi raccontando avete già avuto una collaborazione? Sì, una collaborazione anche soprattutto di conoscenza da parte nostra, di questa composita in realtà, che ho partecipato al congresso nazionale, sono stata io anche l'ultima volta ad intervenire, e in particolare con tutte le politiche sociali che Libera e ci vengono sta organizzando, come diciamo sempre, per sociale e meno mafie, perché una delle norme fondamentali per contrastare le mafie è l'aumento delle politiche sociali che la sostanza. E quindi in questa direzione, avendo anche la grande esperienza di visione pubblica, sapendo anche c'è la correttezza di agire nel quotidiano, ci stiamo cominciando i nostri percorsi.
Esattamente, uno dei punti del documento di quest'anno parla proprio della necessità e della possibilità di unire lotte comuni con associazioni, comunque con realtà territoriali che possono sposare un percorso comune. E volete mandare voi un messaggio al congresso e si può appunto riflettere sulla possibilità di una collaborazione proprio anche per il settore legato ai beni confiscati alle mafie per l'uso sociale? Assolutamente sì, per noi è fondamentale questa collaborazione, lo diciamo sempre, diceva Luigi, e noi convince, più forte si mette in campo per raggiungere un obiettivo sociale di giustizia sociale, più abbiamo possibilità di farcela. Noi da un anno abbiamo lanciato una campagna molto importante che si chiama Miseria Raro. Abbiamo una campagna con 10 punti che abbiamo individuato per smuovere anche un po' le istituzioni, gli enti pubblici a fare di più sulle politiche sociali. Tra questi punti c'è proprio il diritto sociale degli appartamenti e delle persone che hanno difficoltà a parlare del figlio. Un messaggio al congresso? Beh, intanto buon lavoro, abbiamo bisogno tutti di augurarci un maggiore lavoro sociale, abbiamo bisogno di non sentirci soli, abbiamo bisogno di mettere insieme le forze positive che comunque questo paese ha, che dire a prima voce che i soldi ci sono, le mafie di corruzione hanno drenato questi soldi in affari storici, dobbiamo rimettere in circuiti pubblici. Per ribadirlo, l'Unione Inquilini è è l'unico sindacato inquilini che è stato invitato a partecipare a Contromafie 2014, la grande kermesse, insieme del mondo, proprio sul tema dell'antimafia sociale e sull'utilizzo degli immobili sequestrati alle mafie ai fini abitativi, e anche questa è una partnership che abbiamo conquistato in questi anni. Io penso che ci dà anche la possibilità di vertenze territoriali molto molto importanti in parti significative del paese e non solo nel mezzogiorno, perché sappiamo che i popoli sequestrati ai mafie, Lazio e Lombardia abbattono con le altre realtà. Michelangelo, dell'Unione Quindi di Viareggio. Grazie, buongiorno a tutti i compagni e compagni. Abbiamo ritenuto importante che la sede di Viareggio anche a questo congresso spendesse le sue volontà e i suoi potenziali rispetto a quello che sta succedendo in tutti i territori. Una breve sintesi sulla situazione viareggina. Io non so se qualcuno ne è al corrente. Viareggio è la prima città in Italia, il primo comune d'Italia, è il comune più commissariato d'Italia. Noi siamo qui, abbiamo subito in pochi anni due commissariamenti di giunte comunali, in due anni ci sono stati due commissari prefettizi. Ora che abbiamo un commissario prefettizio, commissariati tutte le fondazioni, la maggior parte dei partiti italiani sono tutti commissariati e la crisi ovviamente in questo ha mangiato, attaccato, aggredito. Questo però è uno scenario che abbiamo rivisto papale a livello nazionale. Ci hanno sempre detto che i tecnici, il tecnicismo, l'esperto nelle calcolatrici sarebbe stata la soluzione ideale per il nostro comune. Beh, abbiamo visto come Monti e i suoi servizi tecnici hanno rovinato, poi hanno distrutto il tessuto sociale dell'Italia e ovviamente la ripercussione sui comuni, grandi e piccoli, è stata ovvia. Renzi è lo specchio della legge regionale della Sarcardi, una legge di macelleria sociale, una legge che noi abbiamo contestato fortemente in piazza con Unione Inquilini insieme all'Unione per i Movimenti, una legge che distruggerà fortemente i diritti civili, i diritti umani di ogni persona che ha la necessità di avere una casa popolare. Questo si è ripercosso anche sulle politiche abitative comunali. Nei vari comuni, credo soprattutto per esempio a Viareggio, è stata sempre portata avanti una politica speculativa dell'immobile, dell'edilizia privata, un'arroganza e una cattiveria con cui la richiesta nostra di abbassare i canoni, calmerare i canoni su comuni come il nostro, un comune molto turistico, è sempre stata rifiutata nella prospettiva di avere sempre maggiore entrata nella renta speculativa finanziaria.
Io non ho condiviso moltissimo l'intervento di ieri del ministro, forse sarò critico e mi arriveranno male tra i compagni, però io credo che per la buona cosa insomma, è stata avere un ministro e aprire un dialogo con il governo, ovviamente noi come sindacato dovremmo fare. Io credo che il suo punto sulla tassazione del gioco d'azzardo, su cui ovviamente siamo tutti d'accordo, potesse essere magari stato modificato dicendo potremmo noi combattere per chiedere di modificarlo per dirgli oltre ad attaccare il gioco d'azzardo attacca la speculazione privata edilizia, perché forse quella è la volontà di non voler attaccare quello veramente, quello è il nostro nemico. Noi abbiamo ribadito sempre più volte sul Viareggio il nostro concetto di legalità, è una cosa su cui noi puntiamo molto, cioè la revisione del concetto di legalità. Su tutti i comuni, durante gli sfratti, durante gli sgombri, durante i litigi con gli assistenti sociali, con gli uffici casa, con gli assessori, con i sindaci, con tutte le figure istituzionali, c'è sempre stato additato e puntato dito contro come rivoltosi, come illegali, che occupano case, che bloccano gli sfratti. Ma il nostro concetto di legalità è diverso, cioè noi abbiamo un concetto quando l'ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa un dovere. E quindi per noi la riappropriazione di spazi sociali, la riappropriazione di immobili usati e portati a degrado, abbandonati, deve essere un atto dovuto, civile, umano, per tutte quelle persone che necessitano di un'abitazione e di vivere dignamente, dignitosamente la loro vita. Quindi si sorpassa, secondo me, il concetto di diritto alla casa, ma si entra anche in un concetto di diritto all'abitare. Questo per noi è fondamentale come punto di partenza per la creazione di un blocco sociale che si costruisce nei territori, un blocco sociale che si costruisce con un conflitto sociale, che però recentemente si viene portato avanti anche a Viareggio con un conflitto istituzionale. A Viareggio l'Unione dei Inquilini è nata solamente dagli sfratti, dai picchetti antisfratti, poi nel tempo siamo arrivati ad oggi ad avere 9 occupazioni dagli anni 70, che è una piccola città, come vedete molto piccola, molto difficile anche al concetto culturale, l'occupazione non vedeva da tempo. L'Unione Inquilini con questo è riuscita a Viareggio a essere il punto nevralgico dell'unione nelle lotte. Io ho condiviso un piano di intervento di ieri del compagno Pangelini che diceva l'unione si riconquista nelle lotte. Io penso che sia il punto fondamentale, sacrosanto, su cui dobbiamo ragionare da oggi al futuro, cioè l'unione si riconquista solo nelle lotte. Ora abbiamo visto degli esempi comunque di Grecia, in Spagna, su Podemos, Siriza, tutte magari le contraddizioni che potremmo tirare fuori, però noi nel tempo abbiamo unito a Viareggio realtà molto diverse. In realtà è stata creata la Brigata Sociale Antisfratto, che ha unito l'Unione Inquilini come forma sindacale insieme al Centro Sociale, ai movimenti autonomi, a realtà antagoniste di, fortunatamente, anticapitaliste di antagonismo. Ha unito altre federazioni sindacali, ha unito partiti, e questo è stato creato perché solamente tramite la lotta siamo riusciti a creare un'unione. Ma fatto venire in mente l'intervento di Libera, che noi pochi giorni fa come Unione Inquilina di Viareggio abbiamo firmato e contribuito a stipulare la carta di intenti di Libera, associata a Versilia, che è stata presentata ai candidati sindaci che ora saranno a Viareggio. E l'Unione Inquilina ha partecipato e è stata insomma firmataria di questa carta di intenti sull'utilizzo e riutilizzo dei beni confiscati alla mafia e alla criminalità organizzata a scopo abitativo e per l'emergenza abitativa. Ma l'Unione Inquilini è riuscita a Viareggio a tessere un rapporto anche con molte altre realtà come Medicina Democratica, perché se ti viene tolto il diritto all'abitare, ovviamente la salute è uno dei primi fattori umani che viene attaccato. Siamo riusciti a connetterci anche con la rete ambientale, perché i distaccamenti dell'acqua, i distaccamenti del gas e della luce hanno poi portato una distruzione anche del territorio limitrofo per le politiche speculative di queste aziende che non considerano più l'acqua come bene pubblico, come un referendum nazionale sancito, ma continuano arrogantemente a considerarlo un bene privato su cui fare speculazione.
altresì abbiamo, siamo riusciti a connetterci con la FIO, fortunatamente. Noi la giornata sfratti zero, l'ultima giornata sfratti zero, di solito tutti gli anni occupavamo. Quest'anno per necessità e pochi spazi ormai occupati, perché abbiamo occupato l'occupabile, abbiamo deciso di fare un'altra giornata che fosse quella di riunire le lotte, soprattutto a livello operaio, e quindi abbiamo partecipato alla manifestazione della FIO territoriale su Viareggio, alla quale poi con molto piacere hanno partecipato alla giornata Sfratti Zero. Ci troviamo oggi quindi con un'interconnessione generale di lotte di amicizie che si sono formate a vivere insieme una sorta di unione di beni comuni. Noi abbiamo creato questa cosa come Unione Quirini, ne andiamo fieri su Viareggio perché crediamo di essere stato il motore nevralgico di poi tutta l'unione che c'è stata, e abbiamo creato Unione Quirini come bene comune di tutti, la casa è un bene comune, ma anche l'acqua, il lavoro, la sanità, l'ambiente, l'istruzione. E questo è stato poi portato avanti con l'idea di creare un soggetto politico nuovo. La crisi politica che sta avvenendo su tutto il territorio nazionale, ma anche a Viareggio, sull'ovvia e la comprensibile allontananza dalle organizzazioni politiche come partiti o dalle organizzazioni sindacali, è ripartita fondamentalmente a Viareggio da quello che dicevo all'inizio, dall'unione all'interno delle lotte. E questo noi l'abbiamo fatto e lo continueremo a fare. Magari io invito anche, so che ci sono alcuni problemi, forse ancora dovremmo secondo me fare qualche passo. Noi abbiamo trovato qualche compagno che ci ha detto: beh, ma perché non siete ancora uniti, anche visto che avete fatto tutte queste unioni anche con Asia o USB? Poi gli ho detto: beh, noi non abbiamo assolutamente problemi, amici, con chi ha lo stesso minimo comune denominatore di portare alle lotte e un beneficio umano e civile alle persone che sono gli oppressi e lottare insieme contro gli oppressori. Quindi sicuramente non ci schieriamo contro, ma come diceva Walter nel suo intervento, noi siamo aperti su tutti i fronti, su tutte le alleanze, ovviamente non con i fascisti, non con le destre e neanche con la sinistra moderata democratica del Partito Democratico che sta distruggendo questo paese. Quindi vi ringrazio a tutti e saremo tutti molto buoni. Grazie, grazie. Bravo. Io ero il comitato di lotta per la casa a Gorgo e sono impegnati nel corteo che oggi ci sarà a Livorno dei lavoratori e delle lavoratrici. È uno degli animatori dell'esperienza della caserma del Fante, che tutti voi conoscete. È il segretario livornese dell'Asia. Giovanni, a te la parola. Buongiorno a tutti, io ringrazio innanzitutto l'Unione Quirini di Livorno e Dalia e Paolo per l'invito e porto i saluti del sindacato di cui faccio parte e anche del movimento per il diritto all'abitare di Livorno, che come giustamente introduceva Paolo, negli ultimi anni insieme anche ovviamente all'Unione Quirini abbiamo portato avanti una serie di lotte sul territorio che partono dalle occupazioni, che purtroppo devo confermare anche quello che è stato detto prima dal compagno Michelangelo, anche a Livorno la situazione abitativa sicuramente ne avete parlato a fondo ieri, ci troviamo in un momento veramente disastroso e purtroppo le occupazioni si sono susseguite negli ultimi anni, l'ultima giusto appunto una decina di giorni fa, sabato scorso, un grande palazzo di proprietà di una finanziaria abbandonato da 5 anni, un palazzo storico veramente interessante poi per altre cose oltre che per la questione abitativa e quindi niente, io ci tenevo insomma a rispondere positivamente all'invito di Daria, a portare i saluti comunque del movimento, anche del nostro sindacato. Noi a Livorno abbiamo un difetto che ci portiamo dietro, di cui siamo molto gelosi, che nonostante differenze a volte di posizioni, di scazzi, scusatemi il termine, cerchiamo sempre di essere molto uniti e anche oggi appunto ci sarà un corteo di lavoratori che stiamo cercando di organizzare veramente senza, a prescindere dalle sedie sindacali, a prescindere dalle appartenenze politiche. Un corteo molto determinato, ovviamente con delle parole d'ordine importanti, a cui ovviamente invito, se ci sarà la possibilità, visto che avete anche il vostro congresso,
a partecipare, chi voglia partecipare, insomma dalle 5 siamo in piazza Macena. Concludo dicendo che niente, la situazione qui a Livorno è parecchio pesante e stiamo cercando di fare il possibile tutti insieme per trovare delle soluzioni. Questa amministrazione da una parte ovviamente sta cercando quantomeno di fare un'attività di resistenza, perché qui questo è un feudo PD di quelli veramente storici, quindi noi ci siamo trovati a fare una guerra contro una serie di speculatori e contro delle politiche abitative veramente aberranti, di demolizione di case popolari, quindi è stato veramente un delirio. E piano pianino stiamo cominciando a ottenere qualcosa, e questo veramente è positivo. Quindi niente, io concludo salutando tutti e invitando chi vuole insomma a partecipare al corteo oggi pomeriggio. Grazie mille. Allora inviterei a intervenire a Silvia Lauro di Sesto San Giovanni, se è presente. Sesto San Giovanni è il centro di un coordinamento di Milano Nord, comunque sarà la descrizione della fa Silvia. Dove Silvia? Spiego un attimo come stiamo facendo come servizio, come presidenza. È vero che ci sono degli interventi che ci sono iscritti, però per esempio se abbiamo una serie di interventi della stessa città, cerchiamo di intervallarli in modo che siano rappresentativi del territorio generale. Qui c'è un lavoro un po' di riassetto, c'è un po', scusa, un riassetto degli interventi, sperando che non ci siano tutti quanti insieme di un gruppo di città, e per esempio adesso dopo una serie di interventi verranno altri interventi di altre città, e dovevi essere ma lei è sparito. Poi dopo per esempio tocca a Palermo, dunque passiamo da Milano a Palermo. Scusami, per spiegare cosa sta combinando la presidenza. Niente, io sono del Milano qui di Sesto, sono Silvia e volevo parlare oggi invece dell'housing sociale, cosa di cui si parla tanto e magari si conosce solamente dal punto di vista, diciamo, magari dei politici che hanno ormai in mente di fare questa politica. Mi sentite? Sì. No, se le faccio un po' più classico. Allora, io sono un'inquilina a canone moderato dell'Aler, insieme a un'altra ragazza di Milano, dell'Unione Inquilini, che oggi non è potuta venire, sempre a canone moderato del comune invece di Milano, abbiamo deciso di formare un comitato di inquilini. Perché? Perché quando è arrivata la crisi ci siamo trovati anche noi senza lavoro e quindi non siamo più riusciti a pagare questo canone che viene chiamato moderato, ma in realtà non è moderato, nel senso che sono canoni fissi, canoni che vengono pagati non in base al reddito ma in base ai metri quadri. Infatti una delle cose che abbiamo cercato di portare alla luce o di contestare è stata proprio questa cosa, il fatto che comunque per poter entrare dobbiamo superare un certo reddito, perché dobbiamo superare i famosi 16.000 ISEE, che non so se è così da tutte le parti, okay? Però quando sei dentro non paghi in base al tuo reddito, quindi se succede che ti cala il reddito sei fregato, nel senso che rimane sempre quello. È successo però che nel 2011 hanno cambiato il regolamento regionale e hanno introdotto una cosa che tra virgolette ci permetterebbe di accedere al canone sociale, con un'unica condizione che è quella di cambiare alloggio. Quando abbiamo visto questa cosa allucinante abbiamo detto no, qui dobbiamo fare qualcosa perché non esiste che comunque io perdo il lavoro, comunque in questo modo cambiando casa mi fai perdere la casa, no? In più devo tirare fuori i soldi per fare un trasloco, soldi che non ho. Quindi abbiamo detto, visto che vediamo se c'è altra gente come noi che ha questo problema, e ne abbiamo trovati tanti, anche se di case, per esempio a Sesto non ci sono tantissime case a canone moderato,
però i pochi che abbiamo trovato nella palestina di 30 persone, la metà era gente che aveva perso il posto di lavoro e non riusciva più a pagarlo. Poi ci sono tanti anziani che comunque col fatto che devono spendere soldi, medicine eccetera, non riuscivano più a pagarlo. Insomma, varie casistiche, non solo chi ha perso il lavoro. Quindi abbiamo detto, ma cioè, vediamo se riusciamo a fare in modo che quando ci sarà la prossima modifica della legge regionale che in Lombardia, da noi dovete iniziare l'anno scorso, ma invece è stata, hanno iniziato quest'anno e si è già interrotto nuovamente. Allora, noi abbiamo cercato di fare questa cosa cercando anche l'appoggio dell'Unione Inquilini, sia di Sesto che di Milano. E mi dispiace fare qui la critica all'Unione Inquilini, nel senso che siamo stati pochissimo appoggiati in questa cosa. Però siamo andati avanti lo stesso, perché comunque quando ti rendi conto che una cosa non è giusta, cioè l'unica cosa che vuoi è veramente cercare di trovare una soluzione. È stato difficile perché comunque quando non vieni ascoltato come inquilino, abbiamo cercato un dialogo con la regione, che era quella diciamo la responsabile del regolamento regionale. Abbiamo fatto conferenze stampa, abbiamo chiesto aiuto anche ai nostri comuni, perché comunque i comuni dovrebbero essere più vicini ai cittadini, ma niente. Quindi niente, siamo arrivati alla conclusione che nonostante il regolamento regionale ci permettesse di fare questo cambio, cambi alloggi non sono riusciti a farlo. Quindi la gente è arrivata ad accumulare dei debiti allucinanti, 20.000, 40.000, case pubbliche sto parlando, e a questo punto abbiamo rischiato lo sfratto, nonostante avessimo fatto la domanda di poter cambiare casa, cioè di poter cambiare a canne. Niente, quindi vabbè, nel tempo, perché comunque la cosa va avanti da tanto, da 4 anni, abbiamo pensato, abbiamo detto non facciamo solo delle critiche, vediamo se, cioè proponendo anche delle cose, no? Nel senso che, e allora lì ci siamo fatti aiutare dai Unione Inquilini, abbiamo messo giù proprio una proposta di modifica al regolamento regionale e l'abbiamo anche presentata. Non sappiamo se l'abbiano letta o sicuramente sì, però non abbiamo avuto dei segnali di ritorno, nel senso che noi abbiamo avuto 2 incontri con loro, poi basta, abbiamo ascoltato gli inquilini 2 volte e poi basta i sindacati. Ci siamo un po' arrabbiati perché abbiamo detto contiamo con gli inquilini, non sono i sindacati. Comunque niente, adesso siamo che vabbè, stanno tirando fuori delle misure, stanno usando la morosità incolpevole. Ho parlato con Massimo Pasquini, stanno usando la morosità incolpevole per coprire questo debito, cosa che in realtà non dovrebbe essere così, perché la morosità incolpevole ha un'altra funzione. Tutto questo perché l'area, come avete sentito in televisione, chiudeva baracca, se no, quindi stanno cercando in qualche modo di farla sopravvivere. Quindi niente. Scusa Stefania, ma è l'ALER che ha fatto l'asse sociale, se voi chiedete di ritornare nell'ALER. Allora, ti spiego anche che io per esempio sono in un palazzo, in quello che chiamano mix abitativo hanno fatto, no? Cioè palazzo a canone sociale e hanno recuperato dei sottotetti a canone moderato li hanno fatti. Il 40% di finanziamenti l'ha avuto. L'ha messo la regione, 60% l'ALE, però siccome l'ALE non c'aveva i soldi ha dovuto fare chiedere dei mutui alle banche, quindi noi con i nostri canoni praticamente ci stiamo pagando il mutuo dell'ALE, no? Cosa è successo? Che poi non abbiamo più pagato e l'ALE si è trovata incasinata con le banche anche, quindi per quello che questi qui mandandoci lettere di mora speravano che noi continuassimo a pagare, capito, no? Allora, la cosa che ci è sembrata assurda era, noi non siamo nel piano privato, che dice il privato per legge ti può mandare fuori dalle banche, siamo nel pubblico, il pubblico nel sociale, che cosa fa? Quando ti cala il reddito ti fa pagare in base al tuo reddito. Abbiamo detto, perché non lo chiediamo anche noi questa cosa? È assurdo che io vado a pagare in base ai metri quadri e non al mio reddito quando mi chiedi il reddito per entrare. Cioè, quindi ci vuole un po' di tempo, speriamo di riuscire a fare questa cosa. Nel frattempo gli inquilini, devo dirvi la verità, un po' si sono defilati, perché quando non hai nessuno che ti appoggia, anche all'interno per dire della regione, eccetera,
si spaventano, qualcuno ha accettato il cambio alloggio, qualcuno non si è più sentito, non è stato facile, qualcuno è rimasto, con qualcuno abbiamo fatto un ricorso al TAR, alla regione, e l'ALER per paura di tirar fuori i soldi ha detto va bene, ti do ragione. Questa è l'unica cosa più o meno che siamo riusciti ad ottenere, quindi se poi qualcuno ha dei casi simili in Italia e qualcuno vuole qualche materiale, informazione, io gliela posso dare. Basta, diciamo, la mia cosa era solo su questo. Poi vabbè, la nostra situazione a Sesto e San Giovanni, allora Sesto era il comune che riusciva a fare a garantire i passaggi da casa a casa, dallo strato alla casa popolare. Non riesce più neanche Sesto, tra l'altro noi abbiamo due strutture che utilizzavamo per mettere le persone con lo sfratto, uno è un residence e l'altro è una casa albergo del comune gestita da un'associazione, e c'è stato detto, questo residence veniva pagato per metà dal comune, il comune ha un po' di tempo che non dà più i soldi, quindi sembra che li vogliono mandare fuori tutti. Quindi anche noi, anche il comune di Sesto dovrà mettere bandiera bianca a questa cosa, e noi, vabbè, noi come Unione Inquilini fino adesso abbiamo occupato consigli comunali, abbiamo fatto conferenze stampe, picchetti come tutti quanti, e continueremo a farli perché non si possono lasciare le persone comunque così in mezzo alla strada e dire che non si hanno soluzioni, che non si hanno soldi, perché quando vogliono i soldi li trovano per fare le cavolate, e lo sappiamo bene tutti quanti. E comunque se non ci fosse l'Unione Inquilini a Sesto come nelle altre città d'Italia, penso che le persone rimarrebbero veramente in mezzo alla strada. Cognome non me l'hai detto, grazie. Rosalia. Come la sa? Rosalia non è di Catania, Rosalia. Ah, no, Palermo. Rosalia è di Palermo. Sì. Palermo. Da Monte Pellegrino. Volevo un'informazione precisa. No, Sant'Agata. Siracusa. Vai. Catania. L'Unione Inquilini a Palermo ha riaperto la sede da... Ho un microfono. L'Unione Inquilini a Palermo ha ripreso la propria attività da fine luglio dell'anno scorso, dopo una gloriosa parentesi fortissima fatta da compagnie, peraltro non sono più a Palermo per ragioni di lavoro, giustamente giovani e bravissimi, che all'epoca fecero una forte campagna contro i canoni nero, l'applicazione dell'articolo sulla cedolare secca per permettere di fare il canone imposto all'agenzia delle entrate. Palermo è una città in cui viene molto utilizzata la cosiddetta emergenza abitativa, finisce in termini politici, è continuamente sui giornali, e a torto e ragione, la funzione principale, il motivo principale per cui a luglio io e qualche altro compagno abbiamo accettato e abbiamo visto che era opportuno riprendere, anche se era tutto da ricostruire, l'attività dell'Unione degli Inquilini, era quella di provare a fare da catalizzatore una serie di meritevoli movimenti locali, molto legati dal nostro punto di vista a volte alla microvertenzialità sulle tante emergenze, perché i numeri a Palermo sono pesanti. Diciamo che da tempo esiste, fu creata su pressione anche dei movimenti per la casa, una lista per l'emergenza abitativa ulteriore rispetto alle case popolari, praticamente che attualmente è composta, viene aggiornata ogni 4 mesi, sarebbe composta attualmente da 1400 nuclei familiari da 3 a 5, 7 persone senza casa. La cosa che a Palermo la cosa che si scotta in maniera pesante a Palermo sono le politiche o l'inesistenza di una politica strutturale per la casa,
che si è attuata dagli anni 90 in poi, anche da giunte anche sensibili alle tematiche sociali, che la cosa più facile trovarono fare per affrontare il problema casa fu quello di monetizzare il diritto alla casa. Man mano fra l'altro non opposi minimamente a ipotesi, man mano si andavano presentando di eventuali dismissioni, appoggiando attualmente, se arrivassero favorevoli attualmente anche alla dismissione di patrimonio pubblico abitativo, cioè quello di affrontare, qualcuno mi capire, non è una critica feroce quello che voglio fare, ma di affrontare l'emergenza casa come emergenza politica di elettorale quasi, da tamponare anche solo economicamente, stando attenti a non interferire su quelli che vengono chiamati, vengono considerati dai grandi politici, quelli che possono essere i piani economici generali, cioè per capirci l'immissione di alloggi pubblici o l'appoggiare persino semplicemente i canoni concordati, tutto ciò interferisce su quello che è un pezzo di economia cittadina che è sempre vissuta anche grazie agli studenti fuori sede sulla speculazione sul bisogno abitativo. Il problema è che negli anni chiaramente sono finiti i soldi e ci si ritrova ora sul groppone cronicizzati i famosi, le persone che all'epoca vissero di contributo alloggiativo a cui non si è dato una casa ritrovandosi con questi casi cronicizzati e con in più una crisi economica che fa aumentare in realtà a fondo questi casi di emergenza. Allora, quello che si sta cercando di fare è da catalizzatore dei movimenti per la lotta per la casa, di per sé fra di loro contrapposti su pratiche e su obiettivi. Ci si sta riuscendo, nel senso che noi siamo amici tutti, lavoriamo con tutti pur nelle contrapposizioni. La difficoltà è di far uscire soprattutto i movimenti, cioè alcuni movimenti, dall'ottica della microvertenzialità o persino di allargare verso una visione generale più grossa, cioè il problema a Palermo non include, ci sono 1400 famiglie senza casa, ma ci sono oltre 10.000 famiglie, 20.000 famiglie che non ce la fanno a pagare l'affitto, cioè certamente la soluzione, noi appoggiamo i movimenti che praticano le occupazioni, ma non possiamo andare ad occupare, non ci abbiamo da occupare 20.000 case e il nostro interlocutore non può essere certo il comune, anche perché il comune trova l'alibi di fronte alla grandezza del problema per concedere solo misure tampone che poi peraltro questi grandi rivoluzionari che accontentano tutti questi grandi rivoluzionari, cioè, nel senso, pur avendo obiettivi occupiamo la casa, occupiamo tutta la città, cioè, come pratica l'occupazione, in realtà poi alla fine di fronte alla risposta dell'assistenzialismo, peraltro a Palermo affidata, così so in altre città, però è emblematico secondo me, affidata allo stesso assessorato e gestisce gli assistenti sociali. Sì, ho finito. Cioè è una costante. Per cui in maniera molto indifferente io mi ritrovo che dopo una gestione del contributo di disagio abitativo in cui era evidente che i numeri non funzionavano, ma in cui paradossalmente i movimenti per la casa ci frenavamo, e io lavorando con Insunia, ottima collaborazione anche con Insunia, eccetera, per quello che si può, cioè nel senso che ci facevamo i conti, abbiamo detto guardate che €1.000.000 in base a questo regolamento, cioè non pretendo né canone concordato
cioè regalano soldi, cioè in sostanza arrivano a dare 7.200 euro al mese l'anno di canone, a Palermo sono tanti, in questo momento perché la crisi ha fatto abbassare i canoni, tanto da farle rientrare tutti tranquillamente nei canoni concordati se la gente lo sapesse, volesse, cioè danno 7.200 euro di canone senza pretendere minimamente che sia agganciato a un requisito particolare. Immaginate cosa succede in un momento di povertà, diventa una forma di assistenzialismo. Si cominciò negli anni dando milioni e milioni di euro di soldi, perché le prime giunte di giunta di centrosinistra trovarono le casse paradossalmente piene, ci immaginavamo che le varie amministrazioni democristiane, collaterali, la mafia, chissà che cosa avessero fatto, invece quello che facevano era che non spendevano semplicemente, perché ci furono degli anni, un decennio, gli anni 90, in cui c'erano le casse piene e si distribuivano soldi. Distribuire soldi significa che se ci si è ritrovati attualmente con il paradosso di una città che in cui è avvenuta la speculazione edilizia nel centro storico, hanno ristrutturato con fondi, con fondi pubblici, si è ristrutturato il centro storico, si è espulsa la popolazione popolare, ora è diventato il quartiere, un quartiere sostanzialmente borghese, cioè soldi pubblici sono stati spesi, è avvenuta la speculazione, ora ci ritroviamo con decine di migliaia, almeno 40.000 alloggi sfitti e un sacco di soldi spesi negli anni, nessun passo avanti, l'ultima graduatoria per case popolari è di 15 anni fa. Ci ritroviamo a questo, e per ragioni ora economiche apparentemente opposte, ma la logica a me sembra la stessa, l'unica risposta che si dà è quella della monetizzazione del bisogno, senza peraltro badare a cose minime, cioè della serie tu in cambio che cosa stai chiedendo, cioè in realtà danno dei soldi alla gente perché si stia zitta. Grazie. Maurizio Ragucci, dove stai? Ti abbiamo visto in parecchi video. Anche interviste. Dico forza Lazio per fare un rispetto a... Espulso. Innanzitutto buongiorno a tutti. Buongiorno a me. Sembra una cosa da poco, però io ci credo, per me è importante. Ricordate quel bellissimo vecchissimo film di Vittorio De Sica, Miracolo a Milano? Verso un mondo dove buongiorno vuol dire veramente buongiorno, ecco. Quella secondo me è una citazione assolutamente attuale, puntualissima ancora oggi, quella è la direzione verso cui dobbiamo andare. No, scherzo a parte, dirò pochissime cose, sforzandomi però di svilupparle completamente in modo chiaro. Lo scorso congresso aveva tracciato, abbozzato una ipotesi di percorso. Secondo me, a distanza di 3 anni, possiamo dire che l'Unione Inquilini ha mantenuto, non tutte, ma una considerevole parte delle promesse che aveva fatto a se stessa, a quella fetta d'Italia alla quale si rivolge. Il sindacato è cresciuto numericamente in termini assoluti, abbiamo più sedi, abbiamo più iscritti, sono aumentati i militanti, è aumentata la visibilità, l'esposizione pubblica che abbiamo, ormai appunto facevamo la battuta prima su di me, ma Pasquini, Simoni, De Cesaris sono quasi dei prezzemolini televisivi, uno arriva la sera, accende il telegiornale, ogni tanto gli capita di vedere il delegato di Unione Inquilini che interviene autorevolmente su un problema di portata nazionale, ormai anche i passaggi sulla stampa, abbiamo avuto l'articolo non esattissimo, però comunque visibile sul Corriere della Sera 2 giorni fa, ho visto il terreno di Livorno ieri che parlava del congresso, quindi anche quello è un dato secondo me ampiamente positivo se facciamo un bilancio degli ultimi anni. È aumentato il peso politico, che poi non è il peso che abbiamo esclusivamente nei palazzi, anche se quello è tra l'altro anch'esso un elemento impositivo, perché ieri
mi sembra che lo stesso Vice Ministro abbia confermato che da parte dell'Unione Inquilini, come rappresentante secondo me esclusivo dei cosiddetti corpi intermedi sul tema degli sfratti, perché io altri che si dedicano agli sfratti onestamente non ne vedo, almeno con la competenza e con la decisione con la quale noi abbiamo affrontato il problema. L'Unione Inquilini ha un peso politico nei confronti delle istituzioni, nei confronti del cosiddetto palazzo, e ha effettivamente ottenuto dei risultati che secondo me sarebbero stati assolutamente fuori discussione senza il nostro intervento. Anche la piccola proroga degli sfratti, sulla quale poi è possibile discutere a proposito della portata effettiva che ha, comunque era appunto fuori discussione. Il nostro intervento secondo me ha rappresentato qualcosa di decisivo in quel contesto. Io, per quanto riguarda l'aspetto dell'intervento politico, credo che noi abbiamo raggiunto un grande risultato, perché l'Unione Inquilini è una realtà politica di questo paese, è un soggetto riconosciuto, considerato anche da altri in modo più o meno benevolo, magari ci contestano, magari alcuni ci calunniano, però veniamo riconosciuti come soggetto, come realtà politica viva, riconoscibile. Noi abbiamo svolto un lavoro a livello locale a Roma che secondo me può essere assunto ad esempio di cosa rappresenta l'Unione Inquilini e della qualità dell'intervento che è capace di mettere in campo quando ci si mette, quando si impegna. Prima Valle, prima Renato ha accennato al corteo, alle mobilitazioni che abbiamo portato avanti nel quartiere di Prima Valle. Prima Valle era il quartiere peggiore di Roma, il più povero, il più famigerato. Parliamo poi di un tempo relativamente recente se confrontato alla storia millenaria della città, parliamo degli anni 60-70. Prima Valle è una città di Casecona, una media città italiana, tutta dietro. L'Unione Inquilini c'è da sempre. Io ero un militante dei centri sociali all'inizio degli anni 90, mi ricordo Renato Rizzo, mi ricordo l'Unione Inquilini. Allora il governo decide questa brillantissima idea della vendita all'asta delle case popolari a prezzo di mercato. L'Unione Inquilini per prima comprende la portata del problema e la denuncia pubblicamente. C'è la giornata di mobilitazione sui tetti, con evento, nei fischietti, il quartiere recepisce, fa casino, fa troppo casino, perché c'è il blocco stradale spontaneo, incendio di cassonetti, gente non proprio raccomandabile che scende in piazza, comincia a dare disposizioni. Noi interveniamo come Unione Inquilini, ragioniamo, ascoltiamo, facciamo una proposta. Era un venerdì, noi diciamo lunedì facciamo il corteo a distanza di due giorni dall'altro nel fine settimana, tutti d'accordo, al corteo c'erano tutti, Unione Inquilini davanti, 400 abitanti di Prima Valle, ripeto, in due giorni, organizzato il sabato e la domenica dietro, poi Rifondazione Comunista, le associazioni, i cosiddetti movimenti di lotta per la casa, che a Prima Valle sono molto forti, che diciamo propriamente non ci amano, però ci conoscono, ci rispettano. Il corteo lo gestiamo noi, siamo noi a trattare con la polizia quando buona parte delle persone che partecipano alla manifestazione decidono di andare oltre, siamo noi a gestire il piccolo comizio finale, siamo noi a rilanciare dopo tre giorni un presidio sotto la Regione Lazio che effettivamente appare poi risolutivo, perché la Regione Lazio fa retromarcia successivamente al decreto. Noi abbiamo un incontro nel quale viene annunciata l'intenzione da parte della Regione di chiedere al governo il ritiro del decreto. Questo è uno degli esempi che dimostra la qualità del nostro lavoro, cioè l'Unione Inquilini riesce a svolgere lotte dure, coerenti ma non velleitarie, con mezzi politici secondo me pienamente legittimi e
che fanno scuola da un certo punto di vista, perché noi non abbiamo grandi mezzi economici, non abbiamo grandi mezzi militanti, altri con altri mezzi economici e altri mezzi militanti fanno grandi manifestazioni nazionali in cui si ritrovano in 200, che hanno qualche manganellata e qualche resto. Noi abbiamo svolto un intervento che si è rivelato appunto non velletario e ha portato a casa dei risultati. Questo modo di lavorare organicamente all'interno delle lotte, ma con grande competenza e con grande saggezza, secondo me è il punto forte sul quale dobbiamo far leva. Noi siamo appunto un'organizzazione fatta di passione, fatta di organizzazione, ma fatta di passione e passione spontanea, e soprattutto fatta di competenza. Noi conosciamo i problemi, conosciamo le leggi, le studiamo, conosciamo i nodi politici che ci sono dietro. Permettetemi di chiudere con questa citazione, sono un po' romantico, la citazione russa di più o meno un secolo fa, 95 anni fa, 97 anni fa, periodo che, sul quale ho qualche istinto romantico. Conoscere il tuo nemico è averlo battuto a metà, equivale ad averlo battuto a metà. E secondo me l'efficacia e il successo delle lotte dell'Unione Inquilini è la pratica dimostrazione della giustezza di questo detto. Di questo. Grazie. Allora, alcune comunicazioni dei lavori. Abbiamo deciso di continuare ad andare in diretta streaming in modo che il nostro congresso possa essere anche conosciuto all'esterno di questa platea, e può essere anche un modo per formare i nostri giovani nelle sedi che magari non sono riusciti a arrivare. Quindi tutti gli interventi saranno registrati fino alle 5, alle 6, e io cercherò attraverso Facebook di far vedere anche le cose che fate nel territorio. Quindi si continua così. Secondo punto, per questioni tecniche dell'hotel, dove avete mangiato di sera, vi sedete allo stesso posto, in modo di capire come, perché coloro che sono arrivati in albergo stamani devono pagare il pasto extra, assieme a quelli che si fermano solo per mangiare. Quindi se a Fabrizio di quelli che non dormono in albergo vi dicono quanti sono, conosciamo anche il numero delle persone dei pasti extra, mentre gli altri li conoscono direttamente. Tutto chiaro? No. Cioè solo quelli. Allora dovete sedervi nello stesso posto di ieri sera per mangiare, primo punto, alle 1:30. Due, quelli che sono, non sono ospiti dell'albergo, devono dire a Fabrizio che mangiano qui. Così sappiamo che sono 7, 8, 9, 10. Chiaro? Informare in anticipo chi non pranza e non cena, che ieri 20 in meno era. 20 in meno non è, il problema sta qua, tranquillo, l'abbiamo risolto. Se qualcuno si allontana da hotel e dovrebbe mangiare, non mangia, che me lo dica. Tutto lì, eh? Grazie, scusate per l'interruzione. Sì. No, c'è quell'altro. Come no? Funziona. Dunque adesso gli interventi previsti sono di Gianni Belli, di Piero Pierri, di Massimo Pasquini, poi andiamo avanti fino a. Abbiamo sicuramente per il tempo che è stato previsto per pomeriggio la capacità di far parlare tutti quelli che si sono iscritti, tutti, proprio andare, ci stiamo, e sono tanti, siamo già a 24-25 interventi già fatti o previsti, per cui allora ci sono, io credo, possiamo noi definire o raccontare la nostra attività, questo è, come dire, ai nuovi, alle persone che vengono al congresso, è l'elemento di conoscenza di come ognuno di noi vive quotidianamente l'Unione Inquilini. Questa è una parte, io credo, del ragionamento. La seconda parte è: cosa è l'Unione Inquilini? Come noi
siamo convinti che la nostra storia e il nostro quotidiano diventa una condizione permanente, strutturale dell'unione inquilini. Questa è la diversità, perché se ognuno di noi che racconta le storie le racconta come unione inquilini, vuol dire che il bisogno di struttura, di organizzazione è sempre di più fondamentale al fine che le storie e il quotidiano che si vive diventa il sostegno e la lotta dell'unione inquilini. Questo vuol dire un processo di identità che deve cambiare nel tempo, nel senso che fino a ieri la nostra organizzazione era un'organizzazione, come dire, fluida. In questo momento di crisi deve essere più forte al suo interno per permettere un percorso fondamentale di tutela del diritto alla casa. Non possiamo essere troppo fluidi, dobbiamo essere sostanzialmente organizzati al fine di sostenere in Italia il diritto alla casa di quello che noi vogliamo. Quindi se questo che dico è vero, vuol dire che noi dobbiamo attrezzare per il futuro l'unione inquilini in modo che le risorse, le capacità, le idee passino attraverso il concetto di una forte organizzazione sindacale. Forte organizzazione sindacale. E guardate che è una sfida non semplice, perché ragioniamo così: una forte organizzazione sindacale come il SUNIA non è una forte organizzazione sindacale, perché è diventata lo sportello casa della CGIL. Non è la struttura di sindacato inquilini indipendente che costruisce un percorso di lotta con riferimento agli inquilini, è il sindacato casa, sportello casa del, probabilmente, però firma accordi, fa attività, eccetera. Si può dire che questa cosa è vera anche per gli altri sindacati. Gli altri sindacati vengono sostenuti a livello confederale e di conseguenza l'attività, fatto salvo alcune eccezioni, diventa sostanzialmente lo sportello casa della confederazione. Noi al contrario sosteniamo la CUB, cioè siamo direttamente responsabili, coinvolgenti nel sindacalismo di base, e quindi non siamo lo sportello casa, non siamo un sostegno così, ma siamo il sindacato organizzato che si autosostiene e che lotta sulla questione casa. Sono due impronte sostanzialmente diverse. Per fare questo dobbiamo costruire percorsi, che in questo momento storico la crisi ha colpito profondamente gli inquilini e anche il sindacato vive la crisi. E non è irrilevante sostenere che noi abbiamo la morosità incolpevole, la gente che non può pagare l'affitto, ma la gente che viene da noi che è raddoppiata non può pagare la tessera. Viviamo contraddizioni, condizioni estremamente difficili, dove la crisi colpisce di riflesso la nostra organizzazione. Questo è un dato che non si voglia vedere in qualsiasi posto, in qualsiasi modo. Se il denaro non c'è, non c'è neanche quel poco denaro, ok? Questo significa che stiamo attraversando momenti di difficoltà con impegno triplo del normale. Perché il picchetto antisfratto, il blocco degli sfratti, la lotta, l'incontro, le manifestazioni, potremmo raccontare ogni giorno a Milano ci sono gli sfratti privati, gli sgomberi degli occupanti. Pensate che l'Unione Inquilini sostiene tutti questi, è impossibile ovviamente, dove siamo li fermiamo, ma ogni giorno è tranne Ferragosto, Natale e forse magari Capodanno, ma per il resto questa prassi strutturale esiste. E non è un investimento economico andare a bloccare uno sfratto, è un impegno politico che rischia di essere a perdere da un punto di vista del concetto dell'economicità. Quindi
la sinergia, lotta politica e struttura dell'organizzazione, se in questo momento non sono rigidamente, non rigidamente in senso stalinista, ma rigidamente, come dire, compatte, unite, aggregate, rischia di sfaldare noi. Rischia di sfaldare noi, perché se tu hai 50% in più, 100% in più dell'impegno con minori danari, tu chiudi quella sede. Tu dici a quel compagno: guarda, il rimborso spese non te lo posso dare. Quel compagno dice: io devo, cosa faccio? E alla fine diminuisce il nostro percorso di tutela del diritto alla casa. Quindi in questo momento questa è la situazione, è la fotografia. Eppure Milano, l'Unione Inquilini a novembre ha fatto una grandissima manifestazione con migliaia di persone promosse per la tutela degli occupanti abusivi. E qui vediamo l'aspetto politico. Questa è la parte. Io ritengo quindi che forme di sostegno economico che vanno al di là della tessera, se finalizzati a questo percorso, devono essere cercate. Come? Il congresso può avere delle idee, non è che ce le ho tutte, non lo so, le miracoli non li faccio, però qualche ragionamento vi invito a pensare. Non è così, cioè io vorrei che questo congresso sia vero, non ideologico, ma neanche banale, no? Dal punto di vista della proclamazione del siamo bravi, siamo bravi. Siamo bravi, ma dobbiamo andare avanti. Dal punto di vista politico, poi anche Bruno pomeriggio magari mi aiuterà in queste riflessioni, siamo a un livello, e io faccio mia colpa perché io sono uno di quelli che ha scritto a 100.000 persone votate Pisapia, mi trovo che gli sgomberi che vengono fatti degli occupanti, gli sgomberi, condizioni che sono allucinanti, vengono fatti dalla giunta di sinistra. Mi dispiace, ho sbagliato, ve ne chiedo scusa pubblicamente, errare mano mestra. Io credo che per coerenza il nostro sindacato debba trovare nei contenuti gli obiettivi. Allora vuol dire che se questa giunta che noi abbiamo a Milano è quella, la nostra controparte è quella. È una controparte e come tale va trattata. E che miseriaccia boia. Certe volte faccio l'assioma decorato con l'assessore della casa. Ma voi pensate che noi abbiamo firmato un accordo locale nel 99? Chi è l'ideatore per rivedere l'accordo locale e mantenere i prezzi di mercato quasi alti? L'assessore alla casa Benelli. Oh! Cioè io sono costretto a gestire una situazione e a far finta di fare un po' le proposte perché attraverso il SUNIA si deve, perché credono che l'agenzia della casa sia la risoluzione degli sfratti, cioè nuovi contratti con affitti quasi simili al mercato. Questa è la proposta del Comune di Milano e gli altri migliaia, sì, finisco, gli altri migliaia non ci stanno. Questa è la quale responsabilità? Sono convinto altresì che dobbiamo cominciare a ragionare in questi termini. La morale, l'etica, ma porca vacca, noi siamo considerati difensori degli occupati, degli ultimi, degli sfigati del mondo. Poi scopro che il governo fa le sanatorie per gli inquilini dell'INPS. Fatta noi. No, ferma. No, è giusto, bravo. Ma ferma. Non mica hanno capito. Ma è quello che vogliamo anche noi. Cioè, volevo dire esattamente quello che stai dicendo tu, Walter. Giustamente è stata fatta. E che cazzo, a Milano e la Regione Lombardia mi parla di etica contro chi occupa una casa vuota che non toglie l'assegnatario? Cazzo, ci sono 10.000 alloggi vuoti. Qual è l'etica? Meno male che abbiamo fatto questa cosa il governo, la sezione infregnata. Tutti nel settore pubblico. Sto parlando del pubblico, Gli 80.000 privati sono lì. Ma voi vi rendete conto che noi abbiamo lo IACP che si chiama ALER, più grande d'Europa, con il presidente che dice che la mafia non esiste, si chiama Lombardi. Leghista, no? No, che leghista?
amico di Berlusconi, ex prefetto di Firenze, questo lo conosce. Viene da Padova. Ma questa è la realtà. Il una società dell'Aler ha 80 milioni di debito privata che si chiama Asset, che era il direttore Ippolito. Chi paga? Gli inquilini. Adesso il problema qual è? Siccome la morosità, perché le persone non sono in grado di pagare anche nelle case popolari, la questione qual è? Sfrattiamo, facciamo, allora. Sono stato un po' come dire crudo, no, penso tendenzialmente che troppo tenero per il mio carattere. Però io credo che in questo congresso rafforzare la struttura Unione Inquilini e costruire un percorso di autonomia finanziaria diventa essenziale per la sopravvivenza dell'Unione Inquilini. Non ci si può scantonare, pena il fatto, semplice. Schiantiamo. Esatto. Altra cosa. E sarebbe vero che potrei anche, visto che sto andando in pensione, magari fare altro. Altra cosa, e questo è un mandato specifico, sarà detto poi nelle commissioni, Milano ha votato una diminuzione al contributo nazionale, perché siamo sull'orlo del disastro dal punto di vista dell'economico, perché facciamo quello che vi abbiamo detto, per cui proporrò anche una diminuzione del contributo nazionale. Ho finito perché ho preso troppo tempo, ci sarebbe tantissimo da dire. Grazie.